would you be if you had given to protection? Ok, carissimi amici, riprendiamo la nostra trasmissione settimanale. La scorsa settimana purtroppo è saltata per problemi tecnici, ma noi siamo ancora qui. Io sono ancora qua nel mio eremo moldavo, che comunque mi fornisce dei mezzi tecnici elevati, quindi penso che la trasmissione possa andare tranquillamente. Stasera è una trasmissione come quella ai vecchi tempi, molto... Una volta si usava dire cazzeggiando, cioè parlando di tanti argomenti come facevamo all'inizio con il grande Sancho Panza, alias il nostro regista. Stasera ho il piacere, come sempre, di avere con me Ugo Di Bari. Grazie, Giorgio. Ciao carissimo Ugo. Purtroppo non ho avuto tempo di parlare degli argomenti che ho pensato di trattare quest'oggi, ma sono tre o quattro argomenti che spero siano interessanti. Il primo argomento mi porta direttamente alla mia giovinezza, intorno agli anni 20-22, quando avevo 20-22 anni circa, e anch'io ero un fanatico, un amante, un estimatore di alto gradimento, meno di Bandiera Gialla, perché in effetti non mi ha mai interessato molto la musica, però di alto gradimento indubbiamente ha avuto un momento importante, ma non solo per me ma per tanti, perché era una trasmissione radio alla vecchia radio. Io e Rosario ne siamo ancora innamorati alla nostra età. È una trasmissione radio che veramente ha spopolato, e purtroppo il motivo di cui ne parliamo è un po' triste, perché anche se ad 84 anni, l'altro giorno si è lasciato Gianni Boncompagni, che è stato un po' l'ediatore, ma non solo, di alto gradimento, Bandiera Gialla, e del famosissimo programma talk show radiofonico, chiamiamolo così, Chiamate Roma 3131. Caro Ugo, ti ricordi di alto gradimento? Beh, insomma, chi non poteva ricordarlo? Insomma, più o meno siamo lì l'età, esatto. ma anche la trasmissione destava l'interesse di tanti. È stata una trasmissione che direi potrebbe benissimo ritornare. Perché la televisione è vero che ci ha donato anche, ci ha regalato anche, oltre all'ascolto, anche suscita interesse anche nella vista, nello sguardo. Però è anche vero che la radio sta avendo e ha comunque un buon recupero, soprattutto perché deve vincere la concorrenza dello sguardo con l'interesse degli argomenti. E l'interesse degli argomenti, poi, al di là del fatto che ognuno di noi, poi, mentre viaggia, guida, eccetera, riesce ad ascoltare anche la radio, ma devo dire che credo è come quando c'è stata la scoperta, l'avvento di internet, no? Tutti quanti, certo, pensavano il web avrebbe sostituito la carta stampata, ma non avrebbe venduto nuovi giornali. In realtà il fascino della lettura, così come quello dell'ascolto, è rimasto invariato, per cui indubbiamente Ugo, ne hai fatto un'analisi molto precisa come il solito. Qua c'è un richiamo della regia molto giusto, perché Rosario vorrebbe per un attimo la linea. A lei, Rosario. Grazie Alfredo, buonasera. No, volevo iniziare come iniziava una volta Alto Gradimento, con tutti quei rumori, quelle cose lì, però prima faccio la lista della spesa, salutando i nostri amici, i nostri ascoltatori, dicendo che la chat è aperta, quindi
se qualcuno vuole scriverci può farlo, anzi se scrivono qualche commento ci fa anche piacere su questo argomento, vero Alfredo? Allora, certo, vi ricordo, certo. Certamente, vi ricordo cari amici che questa sera andiamo in onda, come tutte le nostre dirette, a reti unificate, come mi piace dire. Quindi siamo su Radio Reno Web di Casalecchio di Reno, la famosa web radio di Alfredo Stori, insomma, il patron dei qui della trasmissione Don Chisciotte e Mulini a Vento. Poi siamo su Radio Favaro Veneto di Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri di Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso di Modena, Radio Valdichiana della Valdichiana, Modena Noi Radio sempre di Modena, e ovviamente sui canali radio di Radio Saiuz e Radio Saiuz Classic. Questa sera andiamo anche sui canali TV di Facebook, live stream, e sul nostro canale sul sito radiosaiuz.it. Però caro Alfredo, insomma, tu hai iniziato, mi sarebbe piaciuto, non te l'ho detto prima, mi sarebbe piaciuto iniziare con qualche cosa che voglio far ascoltare ai nostri amici. Sono pochi secondi di una sigla. Si può dire volentieri. Che questa è la prima sigla, se non sbaglio, qualcosa del genere, gli anni 70, di Alto Gradimento, quando iniziò, insomma, Alto Gradimento, insomma, questa trasmissione ideata, condotta da appunto Renzo Arbore, Gianni Boncompagni, Mario Marengo e Bragardi, no? chi c'era ovviamente, e volevo far ascoltare appunto questo pezzettino, perché quando l'ho ascoltato oggi mi ha riportato indietro, insomma, di 40 anni. Bene, è vero. Vi manderò in cuffia anche a voi. Chiedo scusa per la qualità dell'audio, perché non è uno dei migliori, insomma, è molto vecchio. Vi manderò in cuffia anche a voi l'audio, quindi in religioso silenzio, che mandiamo subito questo piccolissimo, sono 30-40 secondi. Vediamo se parte. Ma chi è scappato? Mannaggia! Ma che figura ci fai fare con la... Ma che si rivolge la mossa? Questo lo facciamo. Cominciamo con la mossa. Vabbè. Sigla! 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 Alto Gradimento, un programma che sale! Alto Gradimento, un programma di rottura! Alto Gradimento, un programma di persone e animali! Ecco qua, vieni qua, saluta! Saluta! Saluta il tuo pubblico! Bene cari amici, ed eccoci qui, insomma, non ho resistito caro Alfredo, insomma, penso che l'avete ascoltato un po' nelle vostre cuffie, insomma, piacere, fatto con molto piacere. Cioè, questa qui, certo. Sembra, se non vado errato, sia proprio delle sigle degli anni 70, insomma, la prima sigla, insomma, degli anni 70, che è partita questa bellissima trasmissione, se ti ricordi Alfredo, avevamo l'appuntamento giornaliero, no? Certo. Che c'era questa trasmissione, insomma, una cosa per me credo intorno fantastica, a lui, per me fantastica, perché iniziarono appunto, almeno da quello che mi ricordo, che ho fatto una breve ricerca, il 7 luglio del 1970, poi, insomma, la prima puntata che andò in onda, e quindi questa mi sembra una delle prime puntate di questa trasmissione. Ci tenevo perché non solo per commemorare e salutare Gianni Boncompagni, perché insomma è stato un grande riguardo alle varie trasmissioni, ha ideate tantissime, ne ha portate avanti tantissime, una marea appunto, ma anche perché è un modo per ricordare la mia giovinezza, esatto, proprio anni questo, 70
caro Alfredo, avevo 17 anni. Ma io ne avevo qualcuno di più, ma ero giovane anch'io. Fate i vostri conti, cari amici. Bene, caro Alfredo, io direi, già sono le 22:12 in questo momento, io ho trovato un bellissimo artista su giamendo.com, direi di mandare un brano e poi riprendere la nostra chiacchierata. Cosa ne dici? Volentieri, volentieri. Anzi, Ugo, buonasera, Ugo, Ugo buonasera. Lombardi. No, perché abbiamo anche Ughet Caleb, testa di caso, l'ha detta la regia. Salam Aleku. Benissimo, allora mandiamo il primo brano della serata di quest'artista che ho trovato su Giamendo, che si chiama Barefoot McCoy, scusate il mio inglese, e il brano che volevo mandare è Olria di Flau, una cosa del genere, insomma, si pronuncia. Chiedo scusa, insomma, se la mia pronuncia fa schifo, però meglio di niente, no, caro Alfredo? Vado avanti, via col brano. Partito! City lights so bright all start to look the same. Blind me from the memories of the place from whence I came. But everything I've seen and heard and felt does not compare. You take me at my word when I say I've been everywhere. In the air, on the road, no place left for me to roam. Tell the folks, you know, I'll be coming on back home. Oh, oh, tired of being a rolling stone. Oh, oh, this old bird's already flown. I floated in the Amsterdam upon a wooden ship. I gambled down in Rotterdam and cashed in all my chips. Kicked me across the ocean to the town that never sleeps. Turns out if you play the game, you better play for keeps. In the air, on the road, no place left for me to roam. Tell the folks, more you know, I'll be coming on back home. Mexico and all the wild west, Oklahoma, Texas, Utah, I've seen all the rest. In the air, on the road, no place left for me to roam. Tell the folks, far you know, I'll be coming on back home. Ok, carissimi, riprendiamo dopo aver ascoltato questa bellissima canzone che vi ricordo, come tutte le canzoni che trasmettiamo, è un Creative Commons, cioè senza diritti d'autore, ma presi da Giamendo, un sito che io vi chiedo di veramente caldamente di conoscere, perché c'è musica di altissimo livello. Riprendiamo parlando di logicamente di Gianni Boncompagni, che dopo credo 10 anni di esperienza in Svezia
sempre nell'ambito della radiocomunicazione, della radio e della televisione, perché in Svezia la televisione arrivò molti anni prima che in Italia. Vi ricordo che è arrivata in Italia nel 54 con la RAI, primo canale, poi si aggiunsero gli altri. È arrivato in Italia e cercò di continuare la sua professione e di entrare nella RAI per poter fare il programmatore, programmazione di nuovi programmi, ed è sempre stata una persona innovativa, cioè cercava sempre la novità, le nuovi mezzi di comunicazione. E infatti diciamo che con l'era di Buoncompagni possiamo dire onestamente che la RAI si è ringiovanita, perché prima il target non era un target giovane, come adesso invece tutti cercano il target giovane. Il target di quegli anni, cioè intorno agli anni 60, verso la fine degli anni 60, era un target anziano, quindi con una programmazione molto limitata. Invece con l'arrivo di Gianni Buoncompagni e poi degli altri, la programmazione si ringiovanisce, rientrano nella programmazione musiche americane, jazz e anche i nuovi cantanti italiani. E i nuovi cantanti italiani sono nomi che forse i giovani non li conoscono più, ma sono stati delle pietre miliari nella nostra musica. Parlo di Lucio Battisti, Patti Bravo, Fausto Leali, l'Equipe 84, i Rockers, e via via, certo. Andando avanti sempre nel duo Arbore Buoncompagni, hanno introdotto questa novità, tanto che c'è stata una deviazione italiana della parola beat. Per noi, per me, per Rosario, per Ugo, la parola beat si affianca a Kerouac, si affiancano ai grandi scrittori americani come Ferlinghetti, via di Allen Ginsberg. Invece in Italia la parola beat ha cambiato significato ed è diventato il sinonimo della musica giovane, delle nuove proposte musicali, specialmente in quel tempio che è stato per tanti anni il tempio della musica italiana, il Piper di Roma, dove c'erano tutti, dalla famosa Patti Bravo, che era un po' la regina del Piper, ma parliamo anche della Mita Medici, Giancarlo Magalli, la Ciangottini, la Clemente Mimun, che poi diventò direttore della RAI, Barbara Palombelli e via discorrendo. E poi ci fu l'incontro molto importante, credo che siano stati anche sposati, se non erro, con Raffaella Carrà e con la Enrica Bonaccorti. E poi ha fatto programmi Macao dell'Alba con l'Alba Parietti, ha lanciato Piero Chiambretti. Cioè c'è una sfida talmente lunga che qui potremmo stare un intero però Alfredo per cioè, il personaggio dove lui è stato molto chiacchierato è nella trasmissione, non nella RAI se non sbaglio, quando lanciò Ambrangiolini, cioè che era minorenne, no? Ci fu un chiacchiericcio insomma attorno a sto lancio, no? Una minorenne eccetera, no? Però è stato un programma, non ti dimenticare di Eva Robinson anche. Esatto, fece Prima Donna, il programma Prima Donna per la Mediaset, tenuto e guidato dalla transessuale bolognese, se non erro, Eva Robbins. Quindi fu una cosa addirittura da rizzare i capelli,
per quell'epoca. Però le capacità mediatiche di Bon di Gianni Boncompagni sono riuscite ad abbattere qualsiasi barriera. Soprattutto Alfredo, credo che si debba dare a questa persona così, insomma, è quasi un genio. Creativo. È l'improvvisazione. Lui è stato un anticonformista, è come è stato un lestro. Esatto. Diciamo che è stata la volontà di superare gli anni un po' bui post-bellici, perché lui ha dissacrato come anticonformista tutte le regole che fino allora avevano tenuto un po' così in guardina tutti i comportamenti dell'essere umano. Invece lui, un po' come Totò, era anche bravo a creare la battuta, a creare la novità. Esatto. E quindi dobbiamo dare a lui questa iniziazione della improvvisazione. Solo persone molto intelligenti possono farlo, sì. Infatti, ma come volevo, oddio, mi è scappato. Di dire una cosa importante, sì, perché anche c'è questo abbinamento tra lui estremamente esplosivo, mentre Arbore ha un carattere un po' più intimista, un pochino più chiuso, ma questo abbinamento tra le due persone, certo, è stato esplosivo proprio. Perché hanno svegliato un po' l'essere bacchettoni del tradizionale, insomma. Hanno ringiovanito la radio e poi la televisione. Le trasmissioni che hanno fatto insieme sono state molto, molto, molto innovative e ce le ricordiamo tutti, ce le ricordiamo bene. Ma è impossibile dimenticarle. Anche perché tu hai detto, se eravamo dopo il dopoguerra, siamo d'accordo, però il 70 è il post 68. Sì. Quindi le problematiche che abbiamo vissuto tutti, che ha vissuto tutta l'Europa poi del 68, e proprio dal 68 che è stata la rivoluzione dei giovani, si aggancia questo nuovo modo di fare. Come dicevo, ho trovato un sito in cui proprio intitolato Alto Gradimento, e dove volevo fare così, dobbiamo parlare però di altre due persone che sono state veramente, diciamo, Boncompagni e Arbore in Alto Gradimento erano, diciamo, i presentatori, e poi c'erano due personaggi incredibili, Mario Marenco e Giorgio Bracardi, che sono stati l'humus portante della trasmissione. Sai, molteplici personaggi di Marenco, chi se li ricorda? Ma adesso ne parliamo. Ricordiamo così per sottolineare, perché Giorgio Bracardi, e poi il fratello del Bracardi, pianista, che ha accompagnato fino alla sua scomparsa. Maurizio Costanzo e Maurizio Costanzo Show, quindi un altro personaggio. I personaggi di Marenco e di Bracardi sono stati incredibili. Voglio farne una piccola, se me lo permettete, è una cosa infinita, una piccola rassegna. Innanzitutto il famoso colonnello Buttiglione e generale Gemigiani. C'è stato un piccolo aneddoto, perché in effetti a un certo momento dovettero abbandonare il colonnello Buttiglione e far nascere il generale Damigiani, perché nell'esercito c'era un colonnello Buttiglione che non l'aveva presa molto bene questo fatto. E ora, questo è Mario Marenco, questo personaggio di Mario Marenco, che era un alto ufficiale dell'esercito, che chiamava ossessivamente la fureria, ignorando qualsiasi risposta gli venisse data, e che di solito, cioè, sbagliava sempre numero e chiamava
alto gradimento. Faceva dei discorsi allucinanti, ma più che altro non ascoltava mai le risposte, andava diritto per quello che pensasse. Dopo divenne il generale Damigiani. E poi un altro personaggio che... E adesso vi giuro, l'altro giorno, proprio per rinfrescarmi la memoria, mi sono riascoltato le clip dei personaggi. Mi sono venuti ancora adesso, nel 2017, le lacrime agli occhi dal riso. Quindi io credo che siano personaggi che potrebbero sfondare ancora. Dimmi, Rosario, un personaggio che ti ricordi. Rosario? Scusami, avevo il microfono abbassato. Dicevo, no. Ditemi un personaggio. No, personaggio era quello di Bracardi, il federale Romolo Catenacci. Ah, il federale. L'ex gerarca fascista, per esempio. Se raccontava proprio degli episodi assurdi, insomma, la cosa con improbabili retroscene della vita di Mussolini, eccetera. Ci metteva proprio alla berlina. Faceva tutto. Sì. Vestito tutto di nero con le vestita la federale, ce l'aveva proprio il vestito federale. C'era anche un lo faceva Marenco, questo il personaggio Léon Le Chef. Aspetta che l'ho visto prima. Léon Le Chef. Ah sì, Le Chef Léon, Mario Marenco. Bersaglio abbastanza scontato, Le Chef ovviamente francese di un ristorante di lusso, Le Loupolon. Loupolon, impegnato a illustrare i due ipotetici avventori impegnati a prenotare una cena, improbabili e vagamente rivoltanti menù del tipo pelle di eroe calabro della guerra d'indipendenza, zoccolo di un mulo di Garibaldi, pallone di cartone di catrame fumigante e così via. Sì, insomma, era una cosa, cioè, io consiglierei ai nostri amici che ci ascoltano di fare una bella ricerca in internet e andarsi a trovare qualche puntata, no, di alto gradimento, sì, sì. Oppure se trovano le clip, queste clip che sono fantastiche, veramente ancora oggi ascoltare. Fantastiche. Ma un'altra cosa che possiamo dire che andò veramente fu strepitosa, iniziarono allora i famosi tormentoni. Ah beh, questo sì. Questo è stato una cosa incredibile, tipo Patroclo, fatto da Bracardi, Ulisse, Achille, fecero anche un film su questo. Poi c'erano le poesie di il poeta Mario Marenco. Insomma, poesie... E poi ancora, caro Alfredi, io direi a questo punto, 22:30, se Ugo Lombardi, insomma, ci dà il permesso. No, io vorrei lasciare un po' la parola anche a Ugo. Ecco, la sì, parola a Ugo e poi mandare con un brano. Volevo dire, se il regista pensa di mandare un po' di musica, oppure aspettiamo, io... volevo porre l'accento sulla bontà di quelle trasmissioni, ma anche sulla, sì, sulla genuinità. Riuscivamo a ridere vedendo, sentendo, ascoltando cose molto semplici. Immaginate, cari ascoltatori, siamo costretti a sentirci bestemmie, a vedere persone sempre più nude, perché certo, i programmi adesso quindi televisivi, ma anche radiofonici, che mimano queste trasmissioni, hanno bisogno di riempirle di tante sciocchezze. Prima invece avevamo la satira, come dicevate voi prima benissimo, la satira che era ben accetta ed era uno spettacolo eccezionale, e soltanto noi come italiani, come latini, siamo in grado di farla in maniera così spettacolare. Ed è quasi triste, Alfredo,
vedere, tu dici, io mi faccio un sacco di risate, quelle risate sono tutte belle, genuine. Adesso non so se sono altrettanto genuine come quelle, perché ciò che siamo costretti a vedere ora non ha nulla di intelligente, di spettacolare e di genuino che avevano allora, insomma, quello che ci offriva le trasmissioni di allora. Questo è quello che l'unica grande differenza che io noto è proprio questa, cioè abbiamo trasmissioni ricche di bestemmie, abbiamo ricche, sicuramente anche ricche di cose interessanti, ma per attirare l'attenzione dell'ascoltatore adesso dobbiamo sorbirci molte cose che, insomma, allora era quasi impensabile che si potesse. Ma certo, ma certo, vediamo, ecco, volevo anche parlare del, faremo un'altra volta, del 50° anno della morte di Totò. Totò ha fatto ridere generazioni e generazioni. Don Camillo e Peppone hanno fatto ridere, continuano a far ridere, senza mai una parolaccia, senza mai un doppio senso o cose di questo genere. C'erano i doppi sensi, ma bisognava andare al cabaret, bisognava andare in certi posti per vederlo, ma in televisione o in radio questo non era mai successo. Adesso purtroppo, come dici giustamente tu, Ugo, non sapendo più far ridere, si usa il torpiloquio, sì, per far ridere, una cosa terrificante, veramente. Un altro personaggio che mi ha fatto sempre ridere è Pasquale Zambuto, di Mario Marenco, il napoletano, dedito al furto con destrezza, terrificante, una cosa incredibile. Se vuoi mandare un altro brano, perfetto. Allora mandiamo un altro brano, ragazzi, e poi riprendiamo sta chiacchierata, insomma, su... Certo, certo. Io direi, cioè, anzi, direi, cioè, il regista sono io, insomma, lo mando. Diresti quasi quasi, insomma, che è sempre di Barefoot McCoy, mando il brano Salutation Song. Non l'ho ascoltato questo brano, quindi lo ascolto insieme a voi per la prima volta anch'io, perché, insomma, questo è il EP, diciamo, questo EP di questo artista, insomma, porta 13 brani, quindi facevo fatica ad ascoltarli tutti. Bene, il brano è partito e noi possiamo andare fuori onda. Falling hard on the moon tonight, stars don't wanna shine. Is there gonna be a morning light, or will the day go blind? I could lie awake till the rooster crows, waiting up for you. Could be any time, but heaven knows, but you could be off too. Hello.
Carissimi amici, riprendiamo questa nostra chiacchierata su, su Gianni Boncompagni, che purtroppo è venuto a mancare alcuni giorni fa all'età di 84 anni. E parlavamo di questo genio, della creatività Rai, radio prima e poi televisione. Abbiamo ricordato alcuni personaggi, perché che non erano personaggi fatti da Boncompagni o da Arbero, erano tutti realizzati dagli altri due geni della radio e della creatività, Giorgio Braccardi e Mario Marenco. Credo, se non erro, Giorgio Braccardi, se non erro, era un ingegnere edile paesaggistico del comune di Milano, se non erro. E tutti personaggi fantastici che puntualizzavano un po' ognuno i nostri difetti, perché d'altronde la satira è puntualizzare i nostri difetti, combattere, ecco, i nostri difetti. Vediamo Paolo Villaggio col suo personaggio Fantozzi, Ugo. Noi ridiamo perché crediamo che quei difetti siano solo i suoi, ma non riusciamo a guardarci nello specchio, perché i difetti suoi sono poi i nostri. E la satira è una cosa, è un modo di vivere molto interessante. Purtroppo non si fa più, caro Ugo, anche no, questa è finita. È una maniera per difendersi anche dagli attacchi dei poteri, certo. nei saltimbanchi e tanti altri teatrini che esistevano un tempo, erano utili a combattere le angherie degli imperatori, insomma, le atrocità, eccetera. L'unica maniera era quella. Soltanto, esatto, che adesso siamo diventati, almeno dovremmo essere un po' più intelligenti, quindi la satira dovrebbe aiutarci a combattere questi imperatori che sono ancora più atroci, più severi, più la politica di adesso è molto più insomma, molto peggio di quella di un tempo, e quindi anche la satira adesso dovrebbe essere, secondo me, riscoperta. Purtroppo non è così. I programmi sia radiofonici che televisivi, tranne quelli di informazione, che a volte non è informazione ma è disinformazione, sono purtroppo, dobbiamo dirlo, non di buona qualità, e quindi spesso le notizie dobbiamo prenderle da se riusciamo, da altre fonti che magari riescono a dare notizie un po' più veritiere, ma insomma il mondo di adesso credo che sia un po' meno tranquillo di quello di allora. Ai tempi di Boncompagni è vero, c'erano situazioni, diciamo, anche allora belliche o di belligeranza, però credo che era un mondo più semplice, era un mondo, come dicevamo prima, dove ci si riusciva a ridere parlando delle cose semplici, senza cadere negli eccessi, senza essere gestiti dalla pornografia, senza essere gestiti da altre porcherie varie. Insomma, abbiamo questa nostra prerogativa, secondo me l'abbiamo disimparata, dovremmo tornare a quei maestri. Mi riferisco, come dicevi tu prima, Alfredo, a Totò, naturalmente a Boncompagni, ad altri bravi professionisti di quel tempo. Ma sì, ci sono dei bravi professionisti anche adesso, ma sono estremamente rari, ecco. Abbiamo dei comici, li abbiamo visti in questi anni nei vari programmi proprio dedicati a loro, ma pochissimi comunque sanno cogliere il senso della satira, il senso del divertimento. È difficile, si cade sempre, come abbiamo detto,
e purtroppo dobbiamo ripetere, nel turpiloquio, nella battuta volgare. E guarda, io ho fatto un esperimento l'altro giorno su Netflix. Su Netflix riportano i grandi comici americani, neri, bianchi, quelli che vanno più di moda, e sono impossibili da seguire, perché se noi ci lamentiamo giustamente in Italia del turpiloquio dei nostri comici, ascoltare quelli è una cosa che è vomitevole, eppure tutti ridono, tutti sono contenti, tutti sono felici. Mi ha molto scosso questo fatto, perché a parte uno o due che sapevano realmente fare la satira, specialmente un nero veramente bravo, gli altri è semplicemente un girare intorno a quella cosa, ecco, che è quella che ha creato l'uomo e il mondo, come dicevamo prima fuori onda sui quadri. Quindi la situazione è questa, non c'è niente da fare. Io volevo parlare di un'altra cosa, di un altro evento che invece qua succede a Bologna. Una cosa che piuttosto interessante, che riguarda i bidelli questa volta. Quindi, caro Alfredo, cambiamo argomento, insomma. Cambiamo argomento, dai. Cioè, si passa di palo in frasca tranquillamente. Si passa di palo in frasca, si dice così, non lo so. Ma certamente, oppure... di palo in frasca, sperando che dal palo la frasca sia robusta per non cadere giù, ecco. E questo non si sa, caro Alfredo, non si sa. Staremo a vedere. Vabbè, ma noi siamo giovani atletici. Siamo dei Rambo insomma, non lo so se siamo proprio tanto atletici, sì, giovani non lo so. Ma poi abbiamo un medico qua con noi, quindi se casomai un osso si rompe, una gamba cade male, ci facciamo curare, caro. Giorni fa mi ha detto un paziente amico che dopo i 40 anni ha smesso di contare i suoi anni. Quindi è rimasto fermo ai 40. Lo capisco. Io che ormai ne ho 70, cerco di comprendere queste cose. In effetti non ha sbagliato il tuo amico, perché bisogna contare all'interno della nostra scatola cranica quello che c'è dentro. Io onestamente, adesso non voglio esagerare, ho avuto un gravissimo incidente che mi ha destrutturato, come dico, però mi sento intorno ai 50, quindi non è l'età. Ecco, piuttosto è avere... È la biologica. È l'età biologica, non è l'età dell'anima né della mente. Certo che, come tu sai, come medico lo saprai certamente, il pensionato che finalmente ha raggiunto quella poltrona tanto agognata da passarci la mattina o il pomeriggio, dopo un po', se non hanno degli impegni, la situazione diventa grave e si muore anche spesso. Come dicevo io, come ho sempre detto, la pensione bisogna prepararla da giovani, mai da vecchi, coltivando impegni, coltivando interessi come questo di stasera, e noi amici ci troviamo per parlare di tanti argomenti. Ai nostri ascoltatori, chi ci ascolta anche per un attimo capisce sempre il nostro interesse. Comunque volevo finire con una chicca un po' triste,
prima ci siamo divertiti con tutti i personaggi di alto gradimento e nel ricordo di tante tante altre trasmissioni anche più serie come Chiamate Roma 3131, che era un programma serio dove si parlavano di cose interessanti e serie di interesse civico. Questa cosa è successa a Bologna, dove ci sono tantissimi collaboratori precari chiamati, loro non sono molto contenti, bidelli, e il comune ha indetto un concorso per 55 collaboratori scolastici di nidi e materie che avevano i requisiti. Sono stati invitati a un concorso indetto dal comune qua di Bologna, in cui venivano presentate dalla commissione tre domande aperte, cioè domande che non avevano le famose crocette all'americana nei test, ma gli interessati dovevano scrivere le risposte in modo circostanziato. Il concorso si sono presentati tutti 55, ma quando si sono trovati davanti le tre domande hanno avuto enorme difficoltà a rispondere. E non è perché questi 55 collaboratori fossero di pelo giovane, cioè che da poco tempo lavorassero come bidelli all'interno di strutture comunali, anzi c'era gente che lavorava anche da più di 10 anni negli asili tranquillamente, ma tra il dire e il fare, cioè tra il saper lavorare in maniera corretta e lo spiegare che cosa si fa, purtroppo è un grosso divario. Infatti il 40% di quelli che si chiamavano una volta bidelli non hanno saputo rispondere a queste tre semplici domande che vi voglio leggere perché sono il clou del problema. Le domande incriminate sono: quali sono le possibili contaminazioni batteriche nello scodellamento delle pappe e cosa si deve fare per prevenirle? La seconda domanda: qual è il ruolo e quali sono i compiti dell'operatore scolastico in due fasi di routine della vita scolastica, ovvero l'accoglienza dei bambini al mattino e la loro uscita a fine giornata? E infine, illustrate e spiegate i vari metodi di pulizia. Caro Ugo, queste tre domande sembrano semplici, anche perché queste 55 persone queste operazioni le fanno tutti i giorni. Mandare a spiegare con parole proprie ha creato un enorme problema, anche sindacale, perché il comune ha sentenziato che chi non passava questo esame, questo concorso, sarebbe stato licenziato. Non mi sembra giusto. Infatti ci sono state molte proposte, e anche perché io credo che abbiano, anche se non sanno scrivere, abbiano competenze linguistiche queste persone, perché tutti i giorni si trovano a relazionarsi con gli insegnanti, con i pedagogisti, con i genitori, e quindi non credo che sia stato giusto trattarli così. Anche perché giustamente una signora che 10 anni che lavora
no, che 12 anni che lavora come bidella, è straniera, parla perfettamente l'italiano, ma tra il parlare perfettamente l'italiano e scrivere in italiano sappiamo tutti, anche noi italiani, che non è una cosa semplice. Si è ribellata, hanno fatto ricorso, dovrebbero esserci altri concorsi e speriamo che questa volta siano un po' più accondiscendenti, perché in definitiva queste persone il loro lavoro lo sanno fare. E ora è un giudizio tuo, Ugo, perché è un argomento molto interessante. Certo, il tempo credo che non sia tantissimo, però così mi viene così spontaneo riflettere su alcune cose che hai detto. Intanto credo che nella scuola ci debbano essere dei corsi di, come in ogni struttura eccetera, dei corsi di aggiornamento. I corsi di aggiornamento, di perfezionamento, chiamiamoli come vogliamo, devono comunque diciamo obbligare il personale ad aggiornare le proprie conoscenze, aggiornare se stessi, aggiornare le cose che devono fare, insomma prepararsi per quello che devono fare. E l'evoluzione esiste, e quindi anche i metodi per evitare infezioni, per evitare contagi, insomma è giusto in questi tempi. Una delle regole principali, che è quella di lavarsi bene le mani, credo che non la conoscano in tanti. Io ricordo anche in alcuni ospedali di aver visto gente che aveva da poco pulito i bagni e distribuire poi il cibo. Queste sono delle regole fondamentali, insomma. E quindi credo che prima di sottoporre il personale, di sottoporre al personale queste domande, bisognerebbe fornire al personale stesso metodi, tecniche e corsi per aggiornarsi. Non ci vuole chissà che cosa per imparare che una bella lavata di mani, e quindi con meccanismi tensioattivi, si chiamano così, quelli che funzionano, certo, per la rimozione dei batteri. Il sapone funziona così, il meccanismo tensioattivo, diciamo, porta via gran parte dei batteri, ma bisogna anche insegnare a tutti noi che lavare le mani significa fare un lavoro di alcuni minuti e non di alcuni secondi, se no non serve a nulla. E molte delle trasmissioni, come tu dicevi prima, trasmissioni che vengono diciamo fatte attraverso le mani, quindi sia al personale, sia all'utenza e sia agli scolari, quindi ragazzi, bambini, eccetera, sono purtroppo determinate dal contatto di mani non sempre ben pulite. Questo è importante, ma voglio dire, credo che licenziare del personale perché non abbia saputo dare delle risposte, in questo caso credo che sarebbe stato più utile, più che dare delle risposte scritte, chiedere delle risposte pratiche, e cioè far vedere come loro lavano le proprie mani. Questo forse è molto più, sarebbe certo, stato più questo utile. È molto interessante, anche perché io penso che dei corsi, come tu dici, di aggiornamento possono essere fatti all'interno della stessa scuola, perché i docenti, anche se siamo nelle scuole elementari o anche agli asili nido, all'interno di queste strutture esistono persone competenti che possono dare indicazioni a questi collaboratori come agire in maniera corretta. Ma si possono chiamare anche, scusami Alfredo, si possono chiamare degli esperti, ma voglio dire degli igienisti, un biologo o un medico, cioè voglio dire, si possono chiamare persone, guarda che si eviterebbero un sacco di ma anche i bambini, i ragazzi imparerebbero, starebbero più attenti, perché diciamo le regole dell'igiene sono importanti. La classica manina nel naso o le dita nel naso non sono tanto infrequenti tuttora. Poi magari la stessa manina le ho viste diciamo girovagare per vari altri punti, insomma sono cose che avvengono quando qualcuno ha bisogno di andare in bagno. Non può poi dedicarsi alla distribuzione del cibo, o se ha fatto, insomma, ci sono delle regole ben precise
che bisogna insegnare al personale, agli insegnanti, purtroppo anche a loro, molte volte anche agli insegnanti, e bisogna insegnarle anche ai ragazzi. Questo è ragione. Ma anche, ripeto, una prova scritta mi sembra esagerata. Insomma. Anche perché adesso con questo boom della mucchina, adesso io vedo che, per esempio, quando sono stato in ospedale, l'alcol è sparito, non esiste più. Ma perché non funziona l'alcol? Funziona perché non funziona assolutamente. Funziona molto di più il vino. Insomma. E sto vedendo, sarebbe meglio. No, preferisco berlo. Quello è ragione, non sciuparlo. Adesso vedo, per esempio, nell'ambulatorio di mio figlio, all'entrata c'è un distributore automatico di ammucchina, ma lo sto vedendo in tantissimi altri ambulatori e antiposti dove circolano ammalati questi distributori automatici di ammucchina, e questo mi sembra una bella iniziativa. Certo, perché l'acido cloridrico è uno dei pochi che agisce sui batteri e su alcuni virus, non su tutti. Quindi la mucchina è un derivato, assieme all'oro, assieme allo iodio, eccetera, sono sostanze che possono dare un po' di risposte contro le infezioni virali. Ma immaginiamo quante porte... facciamo un esempio, anche le porte dei bagni di alcuni esercizi commerciali, ma anche dove si va, i ristoranti, eccetera, se non sono porte scorrevoli o porte a spinta, lì su quelle maniglie le mani ce le mettono tutti, e se tu metti la mano sulla maniglia quando sei all'interno del bagno e quindi poi la spingi per uscire, quella maniglia non fa altro che annullare tutti i benefici di una salutare lavata di mano, insomma. Esatto, hai ragione. Vabbè, come diceva mia nipotina di 4-5 anni, diceva, caro Rosario, hai visto che stasera parliamo? Le avevo detto che era una serata così particolare, abbraccio. Sì, no, ma particolare, ma adesso darà una notizia, insomma, che mi ha lasciato un po' sconcertato. Dilla. Ho appena letto sul Fatto Quotidiano, no, sul punto it, sapete che il 25 di aprile, insomma, ci saranno le parate, ci sarà la manifestazione perché è la liberazione, no? Certo. Bene, e per il 25 aprile a Milano ci sarà la parata nera per i morti di Salò. L'ANPI, insomma, ha protestato alla cosa dicendo che è un oltraggio alla storia. Sapete Sala cosa ha detto? Non possiamo impedirla. Cioè, in poche parole, nel giorno in cui in Italia si celebra la liberazione, no, dal nazifascismo, certo, ci sono due raduni organizzati da Casa Pound e Lealtà e Azione. Uno al cimitero maggiore nel campo X e nel campo decimo. Cadevo anch'io nelle cose. E l'altro al cimitero di Monza, dove sono sepolti i combattenti della Repubblica di Salò e i tedeschi nazisti. Addirittura. Quindi ci saranno due parate nere per il 25 di aprile, che è la giornata della liberazione da questi emeriti. Ma vedi anche il discorso di dare le piazze alla Casa Pound, è una cosa allucinante. Quindi speriamo che ci ripensino un po' tutti, perché stiamo andando verso il baratro con questa gente qua. Cioè, l'abbiamo già sperimentata sta gente, no? E sappiamo dove ci hanno portato. Quindi perché ritornare con questa gente? Io spero un po' che tutte le associazioni, dagli ebrei eccetera, insomma, protestino per questa cosa. Bene, caro Alfredo. È veramente incredibile. Cioè, è una notizia che nel 2000 passato permettere ancora questi obbrobi di ricordi della dittatura. Oddio, anche adesso siamo sotto dittatura, se vogliamo essere onesti, però è di un altro genere.
Vabbè, cosa vuoi farci, caro Rosario? Adesso abbiamo la scelta, o andiamo da una parte o andiamo dalla, la par condicio si chiama. Ah, par condicio. Vabbè, ma scusami, mi sembra che era stato, che insomma tutto ciò che viene, se, viene, diciamo, che riporta al nazifascismo, al fascismo, è vietato, no? Che mi risulta ancora. È anticostituzionale. Quindi non capisco questa, però. Bene, caro Alfredo, 23.03 come questa dicevano, sera. Non capisco, ma mi adeguo. No, io non mi adeguo. No, neanche io. Comunque, non mi adeguo a questi obbrobi individui. Benissimo. Allora, carissimo siamo Alfredo, arrivati anche oggi alla fine. Alla fine. E io direi, non si sa. Direi di andare in conclusione. Se volete fare i vostri saluti, fateli adesso o tacete per sempre. Speriamo ben di no. Fino alla prossima volta. Beh, si parlava della prostata prima, quindi. Oh signor Lapro, non parliamo di questo. No, lascio la parola al caro Ugo prima di tutto. Ah, io vi voglio soltanto salutare e ringraziare i nostri ascoltatori che hanno avuto diciamo la bontà e la pazienza di ascoltarci. Speriamo di non aver, almeno spero di non aver detto troppe sciocchezze. No. E quindi ci auguriamo di dire, domani siamo di nuovo in trasmissione, Rosario. Certo. Abbiamo le nostre due trasmissioni alle 18.30 e poi ci abbiamo quella sulla mafia alle 22, quindi i nostri ascoltatori li invitiamo ad ascoltarci. Hai ospiti, ci dici qualcosa? Credo che alle 18.30 affronteremo l'argomento della biodegradabilità. Abbiamo delle isole di plastica ormai nei nostri mari e non solo anche nel territorio nazionale c'è la malavita che si occupa di non rispettare le regole, per cui parleremo di questo e poi parleremo di mafia alle 22. Quindi un grazie ad Alfredo, un grazie a Rosario per l'ottima regia e un caro saluto ai nostri ascoltatori, a domani spero. Ciao Ugo, buonanotte a tutti quanti, caro Alfredo. Salutiamo il nostro regista testa di caso. Ugo, c'è Ugo regista, aiuta regista, ci sei? Un saluto? Si è addormentato. Ecco. Un saluto telematico a tutti quanti. Bravo, bene, bravo. Alfredo. Ciao Ugo, ciao Ughetto. Ciao Ughetto, caretta. Alfredo, a te l'ultimo insomma, il messaggio bene, finale. Bene, allora, parlando di quest'altra volta, Dio volendo, faremo una puntata monotematica questa volta e parleremo degli investigatori letterari, però, gli investigatori di adesso, gli investigatori di allora, dei grandi classici, ricordando che al giorno d'oggi, due o tre anni fa, un giorno presi un giornalino di quelli dove ce ne sono tutte le trasmissioni della settimana, calcolai che il 90% dei programmi che vanno in onda, film o telefilm che siano, sono dei polizieschi. Quindi adesso credo che sia aumentata la percentuale. Quindi vogliamo parlare così, molto alla buona, sempre a braccia come facciamo noi, dei grandi investigatori del passato e di questi nuovi investigatori che ci propone la televisione. Io vi saluto tutti, carissimi amici, ringrazio ancora sempre Ugo di Bari che ci mi aiuta in questa trasmissione, del grandissimo e incommensurabile regista, dell'aiuto regista sempre pronto, e alla prossima settimana. Benissimo, via con la sigla, partita! Where
would you be if you had given to protection?